agli inizi degli anni 70, militavo nel servizio studi della Banca d'Italia. Il governatore era Guido Carli, che lamentava la qualità media del giornalismo economico e chiese ad alcuni di noi, a me, a Masera, a Padoschioppa, insomma, di introdurre al lessico, talvolta esoterico, bisogna ammettere, della Banca d'Italia i giovani commentatori che fossero interessati. In quell'occasione però Carli disse anche che un giornalista intelligente c'era, Valentino Parlato, del Manifesto. Non mi pare che disse purtroppo del Manifesto, non so, mi pare. L'ha tenuto nascosto. Ora, l'episodio va richiamato a onore di Valentino, perché Carli era Carli e non largheggiava, insomma, in apprezzamenti. Per dire della bravura, della professionalità di Valentino, giornalista, in aggiunta a quanto Luciana Castellina ha detto, ricorro a un altro ricordo personale. Una volta mi fece un'intervista per il Manifesto, a me inesperto di intervista, e mi invitò in mia, appunto, Bargoni, e mi fece parlare per più di un'ora, sempre rilanciando, con domande precise, asciutte, rispetto ai miei paroloni tecnici e alle mie statistiche. Quando l'intervista apparve, i miei concetti c'erano tutti, tutti, ma resi accessibili in una prosa, in una sintesi, capace di stare in mezza pagina del giornale. E la sua opinione non traspariva,